amministrazione comunale, maggiore sicurezza per i cittadini. Thank you.
Ci fa piacere vedere che intorno a noi ci sono degli esponenti del centro sociale Telos che hanno avuto tempo utile per fare delle fotocopie. Invece di andare a lavorare e produrre, loro vengono tutelati da questa amministrazione che non fa nulla, diciamoci che loro sono degli stabili effettivamente, vivono beati, protetti dall'ombra rossa che cala su questa città. La giunta PD due mesi fa, dopo l'accoltellamento, ha detto che sarebbero andati dal prefetto a chiedere maggiori interventi per la sicurezza. Sono passati due mesi, ora chiediamo questo incontro cosa ha portato. Non ha portato nulla, soltanto parole sui giornali. Guardatevi intorno. Noi siamo scesi in piazza oggi come due mesi fa per tenere viva l'attenzione su un argomento importante, la sicurezza per i cittadini serranesi. Noi quando scendiamo in piazza non creiamo disordine. Abbiamo scelto di fare una passeggiata in centro, perché il centro di Saronno, come la periferia, noi vogliamo riconsegnare ai cittadini. Non vogliamo gente che sia chiusa in casa per paura. Non vogliamo persone che siano sulla panchina guardando chi hanno vicino col timore di poter essere aggrediti. Vogliamo che anche alle 11 di sera una famiglia possa decidere di scendere a prendersi un gelato e trovare un centro vivo, con saronnesi tranquilli che ridono, che scherzano, non con personaggi che ti guardano storto o si chiudono a riccio facendo chissà che cosa. Cosa fanno lo scopriamo la mattina dopo sui giornali, perché la cronaca cittadina, invece di raccontare le bellezze di questa città, che dovrebbe essere un piccolo paradiso, invece è diventato un ghetto popolato da spacciatori, da personaggi che vanno in giro col coltello. Sanno che qui non succede nulla a loro, perché non ci sono telecamere di sicurezza, perché la polizia urbana non può far nulla perché gli hanno tolto il manganello, non possono difendersi, perché i carabinieri sono in pochi. Noi chiediamo un potenziamento delle forze dell'ordine. Chiediamo di aiutare le forze dell'ordine ad aiutare noi. E vogliamo una Saronno per i saronnesi. E chi qua viene ospite è gradito. Se porta lavoro, se non toglie la libertà a noi. Chiediamo ancora una volta alla giunta PD chiarimenti su quei fantomatici incontri che due mesi fa, dopo che c'è stato un accoltellamento in stazione, hanno detto che si sarebbero fatti dare dal prefetto. Quali interventi sono stati fatti per la sicurezza? Nessuno. La risposta l'abbiamo avuta la settimana scorsa, con una rapina in pieno centro, in pieno giorno, con una persona che brandiva un'arma. Se quell'arma fosse stata in grado di sparare, quando l'hanno puntata contro i cittadini o contro le forze dell'ordine, la cronaca racconterebbe di un altro morto. Questa è la cronaca di Saronno, di questa Saronno gestita da questa amministrazione, che guida la città. Chiediamo sicurezza, chiediamo maggiori controlli, chiediamo che i cittadini possano tornare a vivere la propria città con tranquillità. Non è questa la città che vogliamo. Gracias.